Ragazzoni, buongiorno! In questo video vi mostrerò una nuova operazione che sta nascendo a Milano, una nuova operazione che stiamo non per mettere in piedi, ma stiamo per iniziare in realtà. È stata messa in piedi un paio di giorni fa, in realtà, e quindi adesso vi racconto, prima di arrivare sul posto, un attimino di che cosa stiamo parlando. Siamo qua adesso a girare. Allora ragazzi, operazione a Milano, Milano, quindi non Burundi, Milano, di un appartamento che è un bilocale di una sessantina di metri, qualcosolina in meno in realtà, e dove praticamente andremo a fare un'operazione in cessione del preliminare, ok? Per chi non sa che cos'è una cessione del preliminare, è un'operazione che prevede il fatto che chi fa l'investimento, quindi in questo caso io, la mia società, eccetera, non si intesta l'immobile, ma si mette d'accordo con il proprietario per un determinato prezzo, ok? Quindi io ti do questa cifra a queste condizioni. Quali sono le condizioni? Tu mi dai le chiavi immediatamente quando noi ci mettiamo d'accordo, in cambio io ti do dei soldi che sono di fatto una caparra, ok? Quindi io ti sto bloccando l'appartamento, ti prometto di acquistare l'immobile entro una determinata cifra, una determinata data, ok? Quindi di solito possono essere 8 mesi, 10 mesi, un anno e via dicendo, ci si mette d'accordo. Quindi ci mettiamo d'accordo sulla tempistica, tu mi dai le chiavi, io posso ristrutturare l'appartamento se serve e poi andrò a vendere questo contratto, cioè facciamo questo contratto che si chiama preliminare o compromesso e andiamo, e poi io una volta che ho sistemato l'appartamento, lo rimetto in vendita, una volta che ho trovato l'acquirente definitivo, cederò questo contratto in cambio di pam, un po' di fresca, ok? Vi piace la cosa? Se vi piace, ragazzi, fatemi un favore, anche perché certe cose io non le capisco, fatemi un favore, ma fatelo adesso però, fate iscrizione adesso al canale, date un like al video se vi sta piacendo e cominciate anche a commentare, ma soprattutto ragazzi mi raccomando, fate iscrizione al canale, perché ho visto che quasi, cioè il 75% 80% delle persone che tornano a vedere, non chi impatta, non chi ogni tanto vede un video eccetera, no, le persone che tornano, e parliamo di centinaia di migliaia di visualizzazioni al mese di persone che tornano a vedere i miei video, e in alcuni mesi addirittura milioni, ok, di persone che vanno a vedere i video, e cosa fate? Praticamente nessuno è iscritto, ma che senso ha? Me lo spiegate? Fate iscrizione al canale per favore, perché veramente forse il 20% delle persone che mi guardano sono iscritte e che mi guardano, ripeto, in continuazione. Fatemi questo favore, iscrizione al canale, e magari scrivetemi un commento, oh guarda che mi sono iscritto, mi fa piacere, va bene. Quindi stavo dicendo, in questo caso, aspettate che abbasso la temperatura del sedile, che qua figa l'ho messo troppo alto, se no qua fa caldo, e stavo dicendo, praticamente in questo caso ci siamo messi d'accordo con il proprietario dell'immobile che ha necessità di vendere e che era all'interno dell'appartamento fino a poco tempo fa in realtà, e quindi diciamo l'ha dato in vendita, ha dato il mandato all'agenzia. L'agenzia è un'agenzia con la quale collaboro da una decina d'anni, quindi da un bel po' di tempo, e loro prontamente hanno capito che ci stava l'operazione. Perché?
e soprattutto perché ci sono delle difficoltà nell'appartamento. L'appartamento in realtà, vi devo dire una cosa, era già in vendita, ok? Quindi era già in vendita, hanno provato a venderlo, ma questa persona appunto doveva chiudere abbastanza in fretta. E che cosa succede? Che chiaramente l'appartamento non è stato venduto perché ci sono delle problematiche che adesso andremo a vedere, ok? Dovete sapere che in una città come Milano, se voi mettete un appartamento al prezzo giusto, lo vendete così, cioè quantomeno prendete un'offerta abbastanza in fretta, ok? Al prezzo giusto a Milano si vende subito. E quindi in questo caso non sono arrivate le offerte, per quale motivo? Anche perché stiamo parlando in realtà di un appartamento potenzialmente veramente molto appetibile, ok? Ma in questo momento sulla carta non lo è, cioè le persone vanno lì, lo vedono, spaventa quello che vedono. Adesso lo vediamo, comunque ne parliamo. E quindi che cosa succede? Che le persone arrivavano e ovviamente nessuno ha fatto un'offerta, e quindi loro hanno portato subito me, quindi mi hanno presentato l'operazione, mi hanno raccontato tra virgolette le problematiche che c'erano un po' di situazioni che preferisco non parlare, ok, in questo video, niente di male, ma semplicemente molte delle cose me le tengo per me, se permettete, nel senso che sono poi delle scelte strategiche, delle situazioni che mi permettono tante volte di chiudere situazioni di questo tipo, punto. E questo è il principio. Quindi che cosa succede? Che l'appartamento in questo momento voi entrate e lo vedete in un certo modo, e invece dovrebbe essere in un altro modo, ok? Quindi stiamo parlando di un appartamento al, se non erro, adesso lo vediamo, adesso quando arriviamo lì, perché onestamente non mi ricordo completamente, dovrebbe essere un settimo piano. Miguel, tu che ti ricordi? Se non sbaglio il quinto, però adesso vediamo. Eh? Cioè, quinto, settimo, porca puttana. Ok, se non il quinto e il settimo, vabbè. Io ho detto il settimo, però vediamo chi mi chiedeva che cazzo ha sbagliato. Io ho una memoria di merda, quindi ci sta che. In ogni caso è un piano alto, ok, palazzina abbastanza recente in realtà, e c'è sulla carta, perché non c'è fisicamente, un terrazzo, ok, un terrazzo. E dovete sapere che gli appartamenti a Milano col terrazzo piano alto. Torni indietro. E perché mi tocchi e fai finta che non vuoi vedere? Oh, riprendi questo qua. Che torni indietro. Che cazzo è successo? Ma porca puttana! Mi tocca, no? No. Per dire, non facciamo figure di merda. Che è successo? Le chiavi, mi sa che abbiamo lasciato le chiavi. Ma porca troia! Cioè. Torniamo indietro, torniamo a prendere le chiavi. Vabbè, stavamo dicendo, mica non è che le abbiamo perse le chiavi? No, cioè, secondo me quando ho preso la planimetria e l'ho appoggiato lì in scrivania e sono rimasti lì. Ok, ma abbiamo capito se è un quinto o un settimo? Non abbiamo ancora capito. Vabbè, stavamo dicendo, ragazzi, a Milano i piani alti, ok, col terrazzo sono in realtà un prodotto veramente molto ricercato, ok? E questa cosa, cosa comporta in realtà questo? E sai cosa facciamo? Andiamo a prenderli adesso lì non dico il nome del brand, perché poi venite lì, mi fate, no, non riuscite a farmi concorrere, però vabbè, meglio che non dico nulla, e andiamo a prendere le chiavi, va? Comunque stavo dicendo, a Milano, ragazzi, appartamenti che hanno il terrazzo sono al prezzo giusto, sono a segni circolari e tante volte addirittura riuscite a vendere a un prezzo ancora più alto riuscite a vendere di fatto l'appartamento, ok? Riuscite a vendere a un prezzo ancora più alto proprio perché c'è il terrazzo. Quindi
e voi avete un prodotto normale oppure avete un prodotto col terrazzo avete vinto, ok? Quindi qua piano, parliamo di piano alto, ovviamente con ascensore, palazzo giusto, abbastanza recente, e poi e parliamo di avere appunto anche il terrazzo, tanta roba. In questo momento il terrazzo non c'è, in questo momento il terrazzo non c'è, nel senso che l'appartamento praticamente loro per avere più spazio, per avere più spazio a disposizione, hanno praticamente portato ci hanno tolto il terrazzo, in pratica l'hanno inglobato, ok? Ci sono tipo dei finestroni, una cosa strana. E tra l'altro non vorrei dire una cazzata, ma Miguel, mi confermi che non c'è neanche la cucina in realtà? Diciamo che dove dovrebbe esserci un ripostiglio, loro hanno fatto lì gli impianti per la cucina. Cioè in questo momento dovrebbe esserci un ripostiglio? Sì. Ma lì però loro mentre vivevano lì non c'era la cucina, non ce l'avevano? No, loro non la usavano. Cioè li hanno fatti adesso gli impianti? Sì, li hanno fatti adesso. Allora vi spiego, hanno fatto gli impianti per quale motivo? Perché in realtà quel appartamento proviene da un frazionamento, quindi prima era un appartamento più grande, loro vivevano in quell'appartamento più grande, hanno diviso l'appartamento, hanno fatto una pratica edilizia, hanno diviso l'appartamento e si sono tenuti un pezzo, praticamente hanno venduto l'altra parte, questo è quello che è successo. E l'hanno venduta in realtà, l'altra parte, l'hanno venduta a un prezzo anche più alto di quello che io prevedo di prendere. Ok, perché quando voi fate un'operazione immobiliare dovete stare molto attenti nella fase di previsionale, diciamo di conto economico, riguardo i costi è meglio caricare qualcosina in più in maniera tale che anche se poi spendete di più non c'è problema, okay? Quindi banalmente quanto sono i lavori? Sono 23.000, metto 25.000 e vaffanculo, non ho problemi, ok? Non metto 20.000 e poi dopo faccio 23.000. La stessa cosa quando invece devo andare a vendere, se il prezzo di vendita è 3.30, per esempio 330.000 euro, metto 310.000, 300.000, ok? Così non sbaglio, cioè nel senso, male che vada nell'operazione, male che vada spenderò di meno e prenderò più soldi in fase di rivendita e quindi guadagnerò di più. Ok, se non volete fare cazzate, se non volete fare errori, eccetera, fate così e vedrete che non ci sono problemi. Per cui loro hanno fatto in questo modo, adesso andiamo a vedere l'appartamento, prima andiamo a riprendere queste cazzo di chiavi e poi vi racconteremo, cioè vi faremo vedere l'appartamento di per sé e anche i lavori che pensiamo di fare e tutto il resto, quindi rimanete lì. Allora ragazzi, ascoltate, prima che a parte che devo trovare, è lì, quello lì il posto, sì, giusto? Va. Vabbè, devo trovare il parcheggio, però, allora ragazzi, visto che, ma vaffanculo, aspettate che mi prendono qua, cazzo, questa smart arrivava tutta sparata. Facciamo una cosa, ditemi nei commenti, adesso però, adesso votate, secondo voi è il quinto piano, come ha detto il buon Miguel, o è il settimo piano, come ho detto io? Madeline, tu vuoi partecipare? No, tu hai già sentito la risposta, quindi meglio di no. Votate ragazzi, votate, ditemi se secondo voi è il quinto o il settimo piano, vediamo chi vince. Per come vanno le cose, io lo so già che sta gente poi vota sempre contro, io non lo so, cioè sono i miei followers, sono i miei seguaci, sono iscritti sul mio canale, se non siete iscritti sul canale iscrivetevi, però guardano i miei video o ogni volta che faccio un sondaggio, tipo no, con Eric, vediamo sempre che mi danno contro. Ragazzi, siete incredibili. Dove cazzo parcheggio la macchina io qua? E adesso andiamo a vedere che piano è, ok? Dopo che ho parcheggiato ve lo mostriamo. Bene signori, avete votato? Quindi, che piano è? Quinto o settimo? Adesso vi diamo la risposta. Miguel, diglielo tu, che piano è?
No, no, devono dirlo loro. Vediamo hanno già votato. Sì, chi ha vinto? Vediamo. È il settimo. Settimo piano. Comunque, ragazzi, venite qua. Allora, il condominio è questo. Guardate qua. Eccolo lì. Adesso magari andiamo a fare una ripresa dall'altra parte, forse si vede meglio il condominio o si vede già bene qua. Andiamo a vedere dall'altra parte. Andiamo dall'altra parte. Oh, basta, mi hanno detto che si vede lo stesso, anche perché poi, cioè guarda, siamo in Valle Monza, ragazzi, quindi qua ci stirano e poi dopo cosa cioè è un casino. Cosa dite poi ai miei figli? L'hanno stirato perché stavo facendo un video per YouTube? Cioè, è un problema. Non va bene. Ma io posso fare il pirla per strada mentre registro dei video per voi. Ragazzi, fate iscrizione al canale, dai, su, fatti bravi. Che manco due centesimi mi date, figa, non lo so io. È incredibile qua. Ah, comunque, mi sono dimenticato prima, ragazzi, che in realtà noi abbiamo qui anche un posto auto. Sì. Giusto, Miguel? Sì, là in fondo. Abbiamo pure un posto auto che adesso andiamo a vedere. Non sappiamo qual è. Sì, come no? Ah, sappiamo pure qual è. Vedete? Cazzo, come sono preparato, Crazy! Avete visto? Sappiamo pure qual è. Se lo chiedete a me, però non lo so. Lo sa Michele. Anzi, si è parcheggiato qualcuno, adesso lo spostiamo. Ah, c'è qualcuno parcheggiato. No, è quello là. È quello a fianco alla Mercedes. Qual è il nostro? Questo. Questo qui. E questo qui di fianco al Mercedes. A questo Mercedes qua. Allora, vediamo un attimino. Guardate il palazzo. Me la c'ho le scarpe, Vedete? Figa. Com'è Madeline? Ci sta? Dici che è buono? Ci sta a Milano? Com'è un settimo piano? Andiamo a vederlo, là. Secondo me, ci sta. Pensate che siamo dovuti tornare indietro a prendere le chiavi. Cioè, quanto tempo si impiega a girare questo contenuto? E voi non mi lasciate like, non vi iscrivete al canale, cioè, ma fine, ragazzi. Dai, fatti bravi. Quantomeno vediamo di farle due lire con questa operazione. Voi che ci sta? Allora, andiamo dentro. Ascensore, guardate, settimo piano, così non dite non è vero, perché poi abbiamo toccato il settimo, perché poi c'è un problema, no? Che la gente dice tante volte, tu non so se tu lo sapevi, che dicono ma sarà vero? Cioè, che cazzo faccio, metto il green screen ogni volta? Oh, che poi, cioè, non è che c'è tanta gente effettivamente che fa vedere le cose che fa, quindi è inutile che... Quello è anche vero. Io, ok, che insegno anche alle persone come si fa questo mestiere, ma ragazzi, cioè, vi mostro anche la realtà dei fatti, quello che facciamo, ok? Quindi non è aria fritta, per cui... a noi ci seguono chiaramente delle persone sia che vogliono investire, sia che vogliono imparare a investire, sia delle persone che investono direttamente con noi, con la Gutierrez Capital, che è la Gutierrez Capital che paga per la produzione del video, si può dire così? Però poi figa, la Gutierrez Capital non mi dà un cazzo però per fare queste cose. No, mi paga, perché sennò poi dicono no, non puoi sponsorizzare. No, mi paga. Money. Un centesimo, anche se fosse un centesimo. Allora, ragazzi, andiamo dentro l'appartamento. Venite qua. C'è luce qua? Non c'è luce. È attaccato il contatore? No, vabbè. Mi sa che hanno staccato la luce. Hanno staccato? Ok, allora, guardate, prima cosa...
adesso andiamo dentro. Queste sono, vabbè, le parti comuni, come potete vedere. La vista da questa parte, vedete, del condominio, ok. E adesso vi mostro una cosa molto carina, che è stata fatta in realtà da quello che mi hanno detto da tutti qua. Allora, questa parte qui, l'appartamento, l'ingresso dovrebbe essere questo, ok? Nella realtà dei fatti, se venite dentro, è stata inglobata questa parte qua, guardate che bello. È stata inglobata questa parte qua, che sarebbe parte comune. Veniamo dentro, così mettiamo qua il giubbottino, ok? Poi l'altro giorno uno mi fa: oh, ma sei stato coraggioso a mettere il giubbotto lì a ogni volta lo devo lavare, però è un casino, quindi magari fate iscrizione al video, così mi arriva qualche centesimo per pagare la lavanderia per il giubbotto. Ma qui è abbastanza pulito. Allora, gratta un po' qua, Allora, cabina armadio, che credo sia inesistente, tra l'altro. Adesso lo vediamo con la planimetria. Eccola qua, guardate. Qua sono stati fatti gli impianti della cucina, ok? Ma non c'è mai stata in realtà la cucina, una cosa che hanno messo adesso qui. Vetro. Come potete vedere, la luce è spenta, ma non so se si riesce a vedere dal video. Qui è super luminoso, vedete? Si riprende la luce qua, cioè è super luminosa sta roba, ok? Adesso andiamo, quindi questa, diciamo, quella là, come vedete, la cucina. Questo qua sarebbe parte, tra virgolette, diciamo, soggiorno. Poi abbiamo questo bagno molto grande, che non so se si vede, magari facciamo un po' di luce. No, si vede un cazzo lo stesso. Ci serve un flash. Spot pubblicitario per Gutierrez Capital. Se ti piace questo video, probabilmente vorresti investire nell'immobiliare, magari affidandoti ad un partner esperto che ti permetta di generare rendite passive e ovviamente completamente slegate dal tuo tempo. Il nostro obiettivo è quello di aiutare le persone a raggiungere la libertà finanziaria attraverso gli investimenti immobiliari. Come lo facciamo? Diamo la possibilità ai nostri partner investitori di finanziare le nostre operazioni immobiliari in cambio di ritorni a partire dal 10% all'anno. Noi mettiamo le competenze, l'investitore finanzia l'operazione. È un gioco win-win, se ci pensi. Curioso? Potrebbe interessarti? Compila il form che trovi qui sotto. In questo modo possiamo contattarti e fissare una sessione su Zoom che ci permetterà di capire se possiamo iniziare un rapporto di collaborazione proficua. Ci serve un flash, ma non abbiamo budget per il flash. Ma si può adattare un flash a sta pirlata, sì. Vediamo, ragazzi, di raccogliere due lire, magari con gli iscritti. Che poi, non so se tu lo sai, che c'è gente che dice, no? Ovviamente parliamo di minions, parliamo di haters, che dicono tante volte, mi scrivono e mi dicono: ah, ma tu guadagni con i video! Tu guadagni con i video! Questi pirla pensano che io guadagno da TikTok e che guadagno da YouTube. Cosa in realtà vi devo dire è vera, ok? Nel senso che due lire, ma sono due lire, porca puttana. Cioè, se dovessi vivere di quello, dove sarei secondo te, Madrid? Sotto i ponti sarei in stazione centrale, porca troia. Quindi, abbiamo detto, questo è il bagnetto, che non so se abbiamo ripreso prima. Beh, un bel bagno, no? Cazzo, tanta roba, ok? E poi questa è la minchia, ma che bello, figa, qua se mi butto sopra. E questa è la camera, che come potete vedere qua, guardate, non è finita, figa, cazzo c'è qua, non è finito quel muro, vedete? Ok. E poi c'è, come potete vedere qua, se vuoi
Abbiamo un vetro rotto, ragazzi, abbiamo un vetro rotto. Occhio. Qui si può. Guardate. E questa è la vista. E questa è la camera. In realtà l'appartamento, cioè di là c'era, qui penso che è stata, guardate, qua si vede, è stata murata l'altra parte, l'ingresso dall'altra parte. Qua si vede un po', se vieni qua, ci avviciniamo qui, magari qua si intravede. Ecco, eccolo qui, sentite già, oh cazzo, dice il vicino magari. Adesso ci viene a suonare il vicino. Ok, lì è stato chiuso come potete vedere. Quindi l'abuso, se mi presti un attimino la planimetria per favore. Allora, innanzitutto ragazzi, secondo me conviene che qua mettiamo direttamente l'immagine della planimetria nel video, con me piccolino che leggo questa pirlata qua. E noi abbiamo, ragazzi, praticamente, allora, ingresso, abbiamo il bagno e abbiamo la camera. Quindi già come potete vedere, questa roba qui, intanto questo qui non esiste, come potete vedere dalla planimetria, perché c'è già subito il bagno qua e poi si entra direttamente in camera. Mentre invece il pianerottolo, questo qua, c'è già. Ok, quindi su questo siamo a posto. Però questa roba qui in realtà non c'è, non esiste. Ok, e poi allora da questa parte questo risulta, mi confermi, risulta segnato come ripostiglio, questo qua, ok, ma in realtà è una, come vedete, è al momento è una cucina. Quindi questo risulta segnato come ripostiglio e questa parte qui risulta segnata come cucina. Ok, ora voi direte, cazzo, ma è grande come cucina? È lì il problema, che in realtà la cucina arriva solo fino a un certo punto, perché poi dopo c'è il terrazzo, sia in tutto il soggiorno, sia in camera da letto, cioè fino qua. Quindi in realtà, ragazzi, da questo muro, da questa linea immaginaria, immaginatela, no? Immaginatela, provate a immaginarla. Che poi la gente non immagina, cioè io dico sempre ai clienti, immagina, ok, qui ci dovrebbe essere un muro, ok, e da qui dovremmo andare fuori col terrazzo, quindi tutta questa parte dove c'è Miguel fino là, tutto terrazzo, tutto, no, in realtà no, c'è anche la serra lì, in questo angolo qua c'è anche una serra, immaginatela ragazzi, immaginatela, ci dovrebbe essere una serra. Ok, quindi come vedete un terrazzo di dimensioni non indifferenti per la città di Milano. I proprietari qui hanno invece deciso che volevano tra virgolette avere più spazio all'interno e hanno lasciato invece la parte esterna, cioè il terrazzo praticamente è diventato, passatemi il termine, come se fosse una, come si chiama? Come si chiama? Balcone, perché poi la gente dice, vedi, non sai manco come si chiama, e in effetti a volte mi dimentico certe cose. E la stessa cosa, ragazzi, se venite da questa parte, la stessa cosa vale qua con la camera da letto, ok? E la stessa roba, cioè il terrazzo praticamente parte da qua. Ok, tutta questa parte qui dovrebbe essere terrazzo, più o meno. Ok? Cioè tutta da qui in qui, cioè è camera da letto. Questa parte qua invece è terrazzo. Ok? E quindi noi che cosa andremo a fare? Che cosa andremo a fare? Allora, quello che andremo a fare è innanzitutto ripristinare, diciamo, quello che lo Stato, cioè come dovrebbe essere, ok? Considerando che potrebbe capitare un cliente diverso, ok? Ma su questo non vi posso dire molto, ok? Quindi
Diciamo che andiamo a ripristinare, ok, per comodità, per evitare rotture di palle, eccetera, e poi lo rimettiamo direttamente in vendita con l'agenzia e andremo a cedere il preliminare. Per cui, se volete vedere la continuazione di questa operazione, volete vedere la ristrutturazione che andremo a fare, i lavori che andremo a fare, come verrà e tutto il resto, e volete anche vedere magari altre cose, diteselo qua nei commenti, ok? Quindi con questa vi saluto, noi facciamo adesso due ragionamenti su cosa dobbiamo fare, quindi lavoro seriamente, perché poi voi dite, cioè, cosa fai tu? Effettivamente io vengo qua nei cantieri di solito a fare i video, ok? Perché tante cose le guardiamo su carta, ok? Quindi ragazzi, da Viale Monza a Milano, vi saluto, fate i bravi, date like, iscrivetevi al canale e ditemi se volete vedere i prossimi video dove racconto il resto dell'operazione. Ciao ragazzi! Allora ragazzi, lo so che avevo salutato, perdonatemi, però abbiamo fatto due considerazioni, due di numero, e adesso in realtà andremo a parlare, ho già chiamato l'agente immobiliare che in realtà mi fa quelli, però me lo dovevi dire così venivo io, effettivamente mi sono dimenticato, e quindi pomeriggio lo incontro in ufficio, al massimo facciamo un salto. Le considerazioni da fare in realtà, bisogna vedere ragazzi che cosa fare, ok? E in che senso? Bisogna vedere se andiamo a fare dei lavori che sono invasivi e quindi andiamo a ribaltare completamente l'appartamento, oppure se facciamo qualche lavoretto, ok, per presentarlo bene all'acquirente giusto, ok, e andiamo a piazzarlo così. Quindi questa è la considerazione che ancora andremo a fare. E nello specifico, se voi vedete per esempio questo, ok, noi abbiamo detto che il terrazzo, bene o male, dovrebbe iniziare da questa parte, ok? Quindi qui cioè bisognerà fare un muro in pratica, il che vuol dire che questo chiaramente lo dovete togliere, ok? E vuol dire che anche quello lo dovete togliere, ok? E poi chiaramente bisogna portare indietro tutta questa bellissima vetrata che vedete, ok? Tutta questa luce bisogna portarla indietro, però quello non è un grosso problema. Poi bisogna vedere questa, la vogliamo tenere o la vogliamo buttare giù, ok? Aprendo completamente. E una volta che si decide di fare questo, e questo è il meno, perché questo qua non è niente, come vedete, questo non è niente, apro e chi se ne frega, cioè faccio la pratica, apro e chi se ne frega. Ma questo qui invece, se io lo butto giù, come vedete, perché io potrei decidere, qui abbiamo praticamente uno spazio, abbiamo visto più o meno quello dell'apertura della porta, fino a qua, ok? E muro, ok? Tutta questa parte qui in realtà io posso buttarla giù volendo, ok? Se volessi buttarla giù, chiaramente vuol dire che questa roba qua, cioè tutto quello che ha a che fare con dei punti luce, ragazzi, chiaramente non ci sono più e quindi vanno ripristinati. La stessa cosa vale questo, no? Lì, come vedete, c'è una presa, cioè bisogna vedere tutte queste cose qui. La stessa roba vale anche per quanto riguarda, quindi qui bisogna decidere. Lo tengo così, tiro giù anche questo, ok? La stessa cosa abbiamo fatto qua come considerazione il bagno. Cioè il bagno, come vedete, se voi entrate qui, le dimensioni, ragazzi, sono... Cioè, è un bel bagno, onestamente, è abbastanza a posto. Questo, come ho detto prima, era un appartamento grande, quindi è chiaro che un bagno del genere per un appartamento grande ci sta. Ma questo, alla fine, è un bilocale. Quindi, se io mi tengo questo bagno enorme, vuol dire che la camera da letto, chiaramente, è piccola, per forza è piccola. E quindi una delle scelte potrebbe essere quella di andare a chiudere questa porta che vedete voi qua, questa, non chiuderla così, ma chiuderla, murarla, ok?
venire e togliere questo box doccia che vedete qui, ok? Creare, buttare giù tutto questo muro che vedete qua, quindi tutto questo muro andrebbe giù, ok? A questo punto, da questa parte, fare il muro nuovo, sparisce chiaramente il box doccia e chiaramente le persone la doccia se la devono fare, e quindi cosa facciamo? Che questo qui, che adesso come vedete è enorme, diventerebbe singolo, ok, lo mettiamo singolo, e poi da questa parte si va a creare quello che è il box doccia, ok, facendo la porta da questa parte. Quindi se voi fate la porta da questa parte, a questo punto avete guadagnato praticamente tutta questa parte qua che vedete, la guadagnate come spazio. Qui c'è una parte di porta, chiaramente quella lì non si può, perché mi sa che le scorrevole non si riesce a mettere, e quindi tutta questa parte qua però la guadagnate come metratura. Perché? Perché a questo punto questa parte qui va giù, va tutta giù, ok? E la porta, invece che essere da questa parte, ok, la faremo qui, esattamente qui. Quindi qui ci sarebbe la porta del bagno, per intenderci, e qui ci sarebbe la porta per andare in camera da letto, ok? Perché a quel punto, una volta che abbiamo arretrato con il terrazzo, abbiamo la metratura giusta per la camera da letto, ok? E il tutto considerando, come ho detto prima, che questa roba qua chiaramente va sistemata, ok? Ovviamente le prese che voi vedete adesso in questo momento, che sono queste qui, anche quelle vanno sistemate, perché chiaramente, cioè, se facciamo questa tipologia di ristrutturazione, anche queste vanno centrate, vanno spostate, perché il gas rilascio le prese così, ok? Quindi vanno sistemate anche queste, e andrebbe tirato indietro, portato indietro tutta questa parte qua, ok? E forse si salva questo, il condizionatore sì, dovrebbe salvarsi, ok? E quindi queste sono, diciamo, le possibili scelte. Abbiamo visto che per quanto riguarda la lavatrice, invece ci sono gli attacchi là in fondo, che voi, vabbè, adesso non si vede un cazzo. E ci sono gli attacchi di là, e anche qui andremo a rasare i muri e a mettere lì sopra dei faretti per avere più luce, ok? Perché i faretti, dovete sapere che sono una componente, quando voi fate un lavoro di questo tipo, che aiuta molto, perché chiaramente vanno a illuminare, eccetera. Il tutto però, ripeto, dipende dalla scelta che verrà fatta. Quindi faccio giusto due cazzate e lo tengo così, E lo presento e lo vendo, oppure ribalto completamente l'appartamento e vado a fare quello che vi ho spiegato prima? Cioè, questa è la domanda. Quindi, voi che cosa fareste? Ok? Quindi ditemi cosa fareste voi, e scommettete, magari, ditemi, secondo me farai questo, ok? Perché quello che farete voi non è detto che è quello che farò io. Fermo restando, ragazzi, che adesso vi dico. Perché devo ancora decidere, ok? Questa cosa ci porta a una valutazione importante, che però facciamo adesso mentre andiamo in macchina, perché tanto non ci serve l'appartamento. Quando andiamo giù vi faccio due considerazioni sulle scelte che vengono fatte e sul perché, e non, cioè, voi, le persone potrebbero dire, no? In questo momento, scusa William, tu hai già chiuso l'operazione, ok? L'operazione è chiusa, com'è che non sai ancora cosa farai? Ecco, lì vi volevo, quindi adesso quando andiamo giù ve lo spiego. Allora, ci siamo, no? Sta registrando, ok. Allora, innanzitutto rispondo alla domanda che mi hai fatto prima, mentre eravamo in ascensore. Quindi fai una cosa, gira la telecamera e fai solo così, che me l'hai fatta, che così capiscono. Ok? Allora, non parla, vi spiego perché. Perché le ho detto, fammi la domanda, e mi fa, guarda che abbiamo il microfono e quindi non registra la mia voce. Allora, Madeline mi ha fatto una domanda riguardo il... Ma lo volete affittare anche? Cioè, lo affittate? Pensate di affittarlo? La risposta, adesso vi spiego il perché, no, non ha senso affittare questo appartamento qua. Cioè, non ha senso
per noi non ha senso. Allora ragazzi, questo è un appartamento con un valore commerciale sopra i 300.000 euro, ok? Più di 300.000 euro, 330, 340, 350, lo vediamo, ma ha un valore commerciale più alto, ok? Quanto volete affittare questo appartamento qua a Milano? Quanto lo volete affittare? Non lo so, dito a me. 1.200? 1.300? 1.500? Non lo so, se, non lo so onestamente se vi danno 1.500. 1.200 probabilmente sì. Quanto? Te li danno. Te li danno? Miguel dice che te li danno. Perché te li danno? Perché già per Mantegazzo me ne danno 1.100. Sì, ho capito, però il target qual è? Appunto. No, se, vai a dar, allora, se lo vai a dare ai disperati è chiaro che c'è, però poi ti pagano. Cioè, io non parlo di target affitto breve, attenzione. Ah. L'affitto breve è lavoro, cioè che cazzo è, non è un'altra roba. E, quindi sto parlando di affitto tradizionale. Quanto mi danno? E io ho visto, ti dico, mediamente qua di locali siamo a 1.000, poco più di 1.000, più le spese condominiali, e quindi magari alla persona sono già 1.200, 1.300. Questo quanto lo vuoi affittare? Facciamo finta che arrivi a 1.500 più le spese, io non ci credo, però facciamo finta, cioè non ci credo con una persona seria, capiente, che paga, ok? Cazzo, vuol dire, ragazzi, che io speso, cioè se fossi mio, io spendo magari 350.000 euro, ok, per avere un rendimento lordo di 18.000 euro a 1.500. Quindi facciamo due conti, facciamo 18.000 diviso, mettiamo 350.000, tanto un giochino, e il 5% praticamente per 100, 5,14%, ok? Per i miei parametri il 5% di affitto, ripeto, sempre se mi danno quei soldi, è una merda, non va bene, ok? È troppo poco. Molte persone affittano al 3%, al 4%, va bene. Io ho dei rendimenti che sono superiori e quindi preferisco avere rendimenti superiori, ok? Quindi, rispondendo alla domanda, assolutamente no, questo non è un appartamento adatto ad affittare. Ma siccome io so perché Madeline mi ha fatto questa domanda, adesso vediamo se conferma, però devi dire la verità, mi raccomando. Dovete sapere che Madeline, la cara Madeline, fa delle sublocazioni, e quindi la domanda me l'ha fatta perché poi mi avrebbe detto: non è che lo dai a me e che lo prendo io? Giriamo la telecamera, conferma o non conferma? Ecco, vedete? E questo ci insegna un'altra cosa, signori, ci insegna un'altra cosa. Poi adesso andiamo in macchina e chiudiamo il video. Ci insegna che quando voi state insieme, di fianco, vicino a una persona che fa una determinata cosa, finite per farla anche voi, perché guardate, Madeline fa delle sublocazioni, investe anche nell'immobiliare e tante altre cose. Prima lo faceva? Rispondi se prima lo facevi. Ecco, quindi vedete perché la gente vuole lavorare con Will. Ecco, questa è una delle motivazioni. Ok, e vi posso dire, in realtà questa cosa mi rende orgoglioso, cioè sono contento che lei mi abbia fatto questa domanda, perché ha intravisto la possibilità, no? E quindi, cioè, quello che ha sempre fatto, che tra l'altro l'ho insegnato io, è cazzo, chiama, prendi il numero, fai le offerte, fai le cose che tante persone invece non hanno il coraggio, non hanno la voglia, e poi si lamenta, ah no, ma è troppo difficile, e invece lei si è messa lì, pam, e lo faccio. Punto. Non è più difficile di così, signori, ok? Quindi, visto che abbiamo fatto tutte le considerazioni del caso, vedremo, ok, come finire l'appartamento di Viale Monza. Chiediamo al buon Miguel
Secondo te finirà che faremo i lavori completi o faremo qualche lavoretto? Così. Completi, secondo me è meglio. Secondo lui è meglio, secondo voi rispondete, fateci sapere e ci vediamo nel prossimo video, sempre se vi iscrivete al canale, perché sennò ragazzi, cioè se non vi iscrivete neanche al canale, cioè cosa faccio contenuto a fare? Me lo spiegate, cosa faccio contenuto a fare? Fate iscrizione al canale e commentate. Ciao ragazzoni!